10x10 2011, 10 domande a 10 professionisti, attese, dubbi e certezze degli ospiti di Bloganza sull'anno che verrà. Ospite Saverio Berlinzani, presidente di saveforex.it. Saverio, com'è andato il tuo 2010? Ciao Luciano, buonasera a tutti. Un anno sicuramente non facile sul mercato valutario, con estrema volatilità, la maggior parte dei cambi che è andata a fare nuovi massimi, nuovi minimi, livelli mai visti in precedenza, però il mio è stato un anno positivo, un anno dove ho ripreso a fare il trading in maniera professionale dopo 10 anni di brokeraggio, e un anno profittevole, un anno positivo sotto tutti i punti di vista, soprattutto la mia chat, ho creato una chat, un webinar dove faccio education tutto il giorno, ha avuto un notevole seguito e devo dire che ho visto ottimi risultati anche da parte di coloro che sono entrati e hanno tradato con me tutti i giorni di tutto l'anno. Quali sono stati i tuoi dubbi e le tue certezze nel 2010? Per quel che riguarda le certezze, devo dire che avevo abbastanza la chiarezza del fatto che l'euro-dollaro potesse rimanere estremamente volatile in un range trading, come ho visto, e avevo, mentre tra i dubbi, avevo il dubbio che l'euro potesse, come dire, scomparire, soprattutto nella prima parte dell'anno, quando da 1,50 il mercato è sceso a 1,18. Successivamente il mercato si è calmato e ha visto un recupero della moneta unica che è rimasta sostanzialmente invariata contro il biglietto verde, mentre purtroppo è sceso in modo impulsivo nei confronti delle valute rifugio, e questo ha portato sicuramente ad un aumento della tensione in generale. Cosa ti ha deluso nel 2010? Cosa ti aspettavi e non è successo? Cosa mi ha deluso? Mi hanno deluso i politici e coloro che sarebbero stati i responsabili degli eccessi di volatilità. Hanno sempre detto al G20, al G8 di voler limitare gli eccessi sui mercati valutari, e invece purtroppo le dichiarazioni sono sempre state improntate ad un aumento della volatilità, e quando l'euro scendeva le dichiarazioni erano pessimistiche sulla possibilità che l'euro scomparisse, quando l'euro saliva invece di estrema euforia. Tutto questo ha portato a un aumento della volatilità, tutto quello che proprio nelle dichiarazioni del G20 e del G8 i responsabili di politica monetaria avevano detto di voler combattere. Questo non è successo, e spero che negli anni a venire la rivalutazione delle valute asiatiche necessaria possa portare ad una maggiore tranquillità nei rapporti di cambio principali. Cosa farà il mercato valutario nel 2011? Il mercato valutario farà, come al solito, avrà molta volatilità. Molto dipenderà da quello che decideranno i cinesi in termini di yuan. Se rivaluteranno lo yuan, molto probabilmente ci sarà un aumento, un allentamento della tensione sui cambi principali. E questo è quello che mi aspetto, anche se nei primi mesi dell'anno mi aspetto ancora tensioni estreme sulle valute rifugio, franco-svizzera, in parte anche lo yen, e quindi mi aspetto un allentamento della tensione generale. Quali sono le cose da guardare nel 2011? Sicuramente la ripresa del mercato, vedere se ci sarà questa ripresa e se finalmente dopo 3 anni di grande crisi il mercato riprenderà, in modo tale da vedere un franco svizzero, uno yen in indebolimento e un dollaro in leggera ripresa contro le valute principali. Mi riferisco soprattutto ad Australia, Nuova Zelanda e Canada. Quali sono invece i temi su cui puntare nel nuovo anno? Proprio questi. Io punterei sulla svalutazione dello yen, sul ribasso sostanziale del franco svizzero nel momento in cui il mercato si tranquillizzerà, e successivamente ad un ridimensionamento importante di Australia, Nuova Zelanda e Canada. Quali credi siano i rischi nel 2011? I rischi sono di un ulteriore rallentamento dell'economia, soprattutto legata a un indebolimento del mercato del lavoro e quindi a un'esagerazione di movimento per quel che riguarda il franco, lo yen, Australia, Canada e Nuova Zelanda sempre. Quali sorprese ti aspetti nel 2011 e come ti prepari ad affrontarle?
La sorpresa potrebbe essere una rivalutazione dello yuan, scusate, importante, che mi consentirebbe di vedere un allentamento della tensione sui mercati, come ho detto poc'anzi, e quindi la conferma che lo yen, il franco svizzero soprattutto, dovrebbero cominciare a indebolirsi in modo strutturale nei confronti del dollaro, ma anche nei confronti della moneta unica. La domanda numero 9, quella ufficiale, sarebbe quale correlazione di immagini tra le varie classi di investimento, ma per te che sei particolarmente specialista del mercato valutario, la cambiamo e facciamo quale correlazione di immagini tra le varie valute? All'interno delle varie valute esistono diversi tipi di correlazione. Diciamo che abbiamo vissuto 2 anni di correlazioni atipiche, nel senso che abbiamo avuto avversione al rischio alternata all'appetito al rischio, con valute rifugio che salivano incondizionatamente, quindi il mercato ha perso negli ultimi 2 anni la sua caratteristica di mercato dollaro-centrico. Con l'euro-dollaro che sale, di solito il dollaro-yen dovrebbe scendere per correlazione diretta. Così non è stato, quando scendeva l'euro-dollaro scendeva anche il dollaro-yen. Quindi mi aspetto un ritorno della correlazione classica su base strutturale tra le varie coppie di valute, con il dollaro che tornerà, secondo me, e dovrà tornare adesso una valuta di riferimento in modo significativo nei confronti delle valute del primo mondo, mentre nelle valute nei confronti delle valute emergenti o dei paesi emersi, come ormai li chiamo io, il dollaro dovrebbe continuamente scendere e perdere terreno. Quale valore dare all'allocazione del portafoglio? Tu puoi anche rispondere 100% valute. Beh, per quel che riguarda la maggior parte, un'asset allocation fatta all'interno del mercato valutario, io ridurrei il peso di Australia, Nuova Zelanda e Canada a partire dal mese di marzo-aprile, quando probabilmente gli Stati Uniti vedranno una ripresa sostanziale della congiuntura e un aumento del peso del portafoglio di sterline, in parte anche euro, e mantenendo invece un dollaro neutro intorno al 30-40% del portafoglio. Saverio Berlinzani, saveforex.it. Auguri. Grazie.